Ciao bambini, prima di iniziare vi devo chiedere la magica cortesia di iscriverti se non sei iscritto e magari di schiacciare la campanellina, che sai come YouTube tende a dimenticarsi di me. E per favore schiaccia la campanellina qui sotto, non ti costa niente, cioè devi soltanto fare click. È carina la campanellina, di solito attira tutti voi giovani perché siete top giovani come questi del collegio. E sì, campanellina, mi raccomando. Oh mio Dio, dove siamo finiti? Sto per fare un video sul collegio. Prendo un respiro profondo. Ciao, sono Electric Ab, o come mi chiama mia mamma. Buongiorno a voi fedeli spettatori e... sì, buongiorno anche a voi spettatori casual dei suggeriti. Ergo, siete qui perché vi piaccio io come creativo, cosa altamente improbabile, oppure siete qui in quanto consumatori spiccioli dei trend e, per usare la parola più adatta, dei tumori che vecchi e nuovi media vi offrono per catturare il vostro basso e ottuso livello di attenzione. Troppo cattivo? No, direi amaramente vero, purtroppo. Ultimamente sento parlare fin troppo di un argomento, un programma in particolare, della Rai, che viene consumato dai giovani contemporanei come fosse la droga più deliziosa e assuefacente del momento. Sabrina lo guarda e ne fa video a riguardo in modo vagamente ironico. Giulietto, in quanto cinico bastardo come quello che è, adora il cringe pesante di terze parti, quindi ovviamente lo guarda. Cesca ha fatto un baby Cesca su questo. Insomma, è impossibile sfuggire al collegio. Puoi star certo che in qualche modo raggiungerà anche te, nonostante ti sia chiuso in un bunker antiatomico pur di non essere colpito dalle sue cancerogene radiazioni di ignoranza. Così, piuttosto che sfuggire alla piaga, mi sono seduto su una sedia, fatto legare da Frank con dello scotch carta, così che in caso possa scappare, e mi sono forzato a guardare almeno una puntata. Non credo che sarò in grado di recuperare la mia sanità mentale da questo trauma. La farò breve sulla trama e sul setting in generale, che è obiettivamente solo una potente scusa pur di dare al collegio un background che può ingannare sembrando un progetto intelligente. La Rai mette un ammasso di teenager nel pieno della loro crisi ribelle adolescenziale dentro un collegio del 1968, dove ci sono regole ferree, nel quale dovranno abbandonare tutte le loro comodità e lussi tra smartphone, jeans strappati e mutandine composte da un unico spago. Come faranno senza tutto questo? Mio Dio! Il tutto è visibilmente scriptato, scritto quindi e narrato nonostante si nasconda sotto le spoglie di un reality show. Le telecamere girano dinamicamente in modo drammatico e teatrale intorno agli apparentemente cazzutissimi insegnanti slash attori. La voce narrante imponente descrive il preside come il più malvagio dei dipendenti pubblici. Mi ricorda per qualche motivo il vice direttore di GTO, a cui veniva sempre sfondata la sua adorata auto, la Cresta. Ah, bei tempi. Ehi, spettatori casual ottusi, andate a vedere quello magari? È gratis su YouTube e merita 40k volte più del collegio? Sì, ho detto 40k apposta per camuffarmi da è giovane. È così che parlano i giovani nel web, giusto? Purtroppo per me e la mia povera anima, sto riguardando ora in tempo reale la prima puntata e al contempo scrivo questo testo perché rimanga fresco e si basi sui fatti e... ah, porca zozza. Il cringe è forte. Non so se ho mai provato un cringe così primitivo, così primordiale, quel tipo di cringe che ti chiude l'esofago e ti blocca il respiro mentre le due gemelle, Patty e Selma, e sì, le chiamerò così da ora in poi perché i loro nomi sono importanti per me quanto il fatto che Ed Sheeran abbia fatto uscire un nuovo singolo, ovvero niente. Dicevo cringe potente mentre Patty e Selma, con le mani infilate a 45 gradi nelle tasche di jeans a vita alta, manco fossero le più top dell'universo, dicono se quella se la vira un po' troppo, adesso io faccio abbassare io la cresta. L'angelo e il diavolo, così le chiamano nel loro paese, probabilmente perché pensano devono per forza essere di un altro mondo per essere così ottuse. Cosa molto importante per raccontare questa stramba storia è quella di non perdere il focus. È difficile perché ogni minuto che guardo fa ribollire il mio sangue come niente è riuscito prima d'ora. Il punto è, questi giovani... che fatica usare la parola... giovani...
Sono nella precisa età in cui il futuro è solo una parola legata ai film di fantascienza. Sono nella fase in cui è difficile rendersi conto che stanno costruendo interessi e personalità dell'adulto del domani. Che questa è l'età in cui approfondisci le tue passioni per capire che fare da grande, cosa perseguire, cosa sognare. Pensano obiettivamente solo a essere il più topo / topa / tamarro / testa calda della classe e ad essere il più possibile al centro dell'attenzione oggi, nel presente. Questa è probabilmente la stessa età in cui un Lorenzo Stuni, invece di pensare ad abbassare la cresta a quello che se la tira, a farsi chiamare angelo / demone o uomo ceppo de sto cavolo, o a truccarsi ogni mattina come una di 14 anni, lasciatemelo dire Cristo, stava mettendo in gioco la propria personalità e appena vaga creatività su YouTube, costruendo così il Favijay di domani. Quindi anche se non mi piace guardarlo, lo rispetto, ecco. Visto che ho fatto qui, ho perso il focus, di nuovo. I personaggi principali di questo programma sono sicuramente gli studenti, i sorveglianti che vestono, camminano e parlano sempre in modo innaturale e drammatico, attenti ad apparire malvagi e potenti davanti alla telecamera, un rigoroso corpo docenti, parole degli autori del programma, non mie, sono evidentemente attori che devono sembrare manichini impassibili fin dal primo incontro in aula magna, evento condito da battute, idiote adolescenziali, sguardi e commenti inappropriati, mi sembra che sia stata proprio Selma a dire «Ma quello lì a destra è un fico». Sarebbe stato geniale se la Rai a questo punto in modo superbo avesse messo nel corpo decenti un letterale fico, un albero. Cristo, avrebbe avuto molto più carattere e personalità di chiunque in quell'aula. Quindi prego Rai che ti do tante idee potenti e intelligenti. E il preside del collegio, che per amore della comicità terra-terra chiameremo professor X Sano, perché questo cammina, capito? Preside che appena entra sputa le rigide regole agli esseri mononeurali che ha davanti e che sotto sotto, siccome si credono furbi, già complottano per fare i teen ribelli de sto ceppo. E così, subito, prova di ingresso e per un briciolo di secondo ho goduto. Ora mi è chiaro perché un adulto potrebbe guardare questo programma. Magari il giovane contemporaneo lo guarda perché relatable, ovvero si rispecchia e riconosce situazioni simili che lui stesso ha vissuto, ma l'adulto no. Oh no! Ora capisco perché Giulio. Sì, perché Giulio lo guardi, lui sta lì per questo, per la parte sadica che è dentro di noi, giovani più grandicelli, che prova gioia, soddisfazione nel vedere quei bambini con un pesciolino al posto del cervello soffrire un pizzichino. Sofferenza, poi. Non sanno cosa li aspetta quando saranno adulti. Università, casa, affitto, bollette, lavoro, autodisciplina, figli e molto altro! Questo è niente, ma qui, io dall'alto del mio trono, da adulto con esperienze di vita terribili e potenti, guardo te, piccolo essere insulso che trova il significato della propria vita nel mettere la cera sui capelli ogni mattina, nel fare dei tuoi capelli un nido cilindrico per uccelli. Siamo seri, che Cristo è sta roba? Giulio poi però mi ha informato che questa è l'unica ragazza vagamente sveglia. E nel pensare di essere fico perché fai il ribelle, quanta soddisfazione nel sentire che il test d'ingresso è sulle educazione civica e i commenti sono tipo io non so manco cos'è l'educazione civica. Sicuramente saprai cos'è Fortnite però, i video con le bambole, che Cristo, nemmeno il primo articolo della Costituzione italiana sanno che comunque sia, si sente spesso, no? TV, telefilm, cartoni, si sente l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Su cosa pensavi che fosse fondata? Sulla Nutella? Ok, avrebbe senso, ci sta. Possiamo fare una petizione per cambiare il primo articolo della Costituzione con l'Italia è una repubblica fondata sulla Nutella? Grazie, sarebbe un segno indelebile sulla storia e morirei felice. Oh mio Dio, quanto cacchio ho scritto! Sicuramente più di quei polli del collegio, giusto, guys? Viene a piangere. Sai che? Chiudo qua. Per ora? Non lo so. Potrei sicuramente spremere bene il collegio se questo video andasse bene e proseguire con una seconda parte. Vabbè, vedremo. Questo è quanto. Bella! Uè, Giulio, guarda. Ho pensato di lasciarti un audio perché ho guardato il collegio, la prima puntata, e non riesco a capire, cioè... Sono stato male e bene allo stesso tempo, da un estremo all'altro devo dire, ma proprio male, nel senso che mentre che guardavo soffrivo e mi faceva proprio male lo stomaco, l'intestino, mi si occludeva e
Pensavo che non avrei più fatto la pupù da quel momento, perché ho visto il cringe. Il cringe è stato così, così forte che penso che mi ha tappato l'antro anale. Uff, e niente, sono qui che mi chiedo se cagherò mai più nella mia vita. E vabbè, dai, ti saluto. Quando è che torni da me per giocare un po' con le bambole? È tanto che non giochiamo con le Barbie, in effetti. A parte che una è sparita perché ci ho giocato in modo inappropriato, me la sono ficcata da dietro e non è più uscita, quindi boh. Vabbè, dai, ci sentiamo. Ciao Giulietto.